Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi voglio parlare di due cose. La prima cosa è rispondere alla domanda di chi ogni tanto mi chiede: ma quando li registri i video, li fai tutti insieme? Li fai giorno per giorno? Dipende, tipo adesso è mezzanotte e 28, sono appena tornato da vedere Frozen 2 e registro il video, perché sennò domani non ho niente da pubblicare. Secondo argomento di cui voglio parlare oggi, un pochino più importante di questo, riguarda un commento che è stato lasciato sul mio penultimo video riguardante l'importanza del concentrarsi sui movimenti fondamentali se io voglio crescere muscolarmente, specie se sono neofita, perché se io entro in palestra e penso a sviluppare l'inesistente petto interno con croce e cavi piuttosto che dedicarmi a esercizi importanti come la panca eccetera, sto perdendo tempo. Ed è quindi normale che un ragazzo che passa da concentrarsi sulle minuzie a uno sport in cui si fa panca 3-4 volte a settimana cresca di più. Ma il punto era stabilire che non fosse il fatto che il powerlifting sia più ipertrofico, è semplicemente fare panca più volte a settimana, squat più volte a settimana, che fa crescere di più, non il powerlifting in sé. Nel video però ho dimenticato di dire una cosa che giustamente mi è stata fatta notare nei commenti. Infatti mi ha fatto notare come mi sia perso per strada il pezzo che anche il sovraccarico progressivo la fa da padrone in questo contesto. Cosa succede infatti a, ipotizziamo sempre al solito ragazzino di 16 anni appena iscritto, 16-20 anni, quello che è, appena iscritto, che passa da fare croce e cavi a panca 3-4 volte a settimana? Cosa succede oltre al fatto che si dedica di più ai fondamentali? Che passa da probabilmente alle solite schede prestampate da istruttore, tutte in 3x10, a una programmazione ben strutturata che ha l'obiettivo di farlo passare da X a X più 1, X più 2, eccetera, nel tempo. Quindi si passa da fondamentalmente una scheda uguale per 4, 5, 6, anche di più settimane, senza un minimo di criterio sotto che preveda, che so, di passare da un 3x10 a un 3x11, 3x12, eccetera, passa a un ciclo russo, per dire, che ogni settimana ha una sfida ben precisa. Quindi è ovvio che se io passo da fare sempre la stessa cosa a un programma che mi prevede di fare un 2x2 con 100 kg, per dire, è ovvio che io cresca di più in un programma che tutte le settimane comunque mi fa arrivare quasi al limite. Ma il trucco di nuovo non è il powerlifting, il trucco è il sovraccarico progressivo, ma quella logica la posso applicare tranquillamente anche al 3x10. Il 3x10, poverino, non ha nulla che non va, ha qualcosa che non va nel momento in cui io faccio un mese sempre in 3x10. Se io col 3x10 non provo a farlo mai con un chilo in più, non provo mai a farlo diventare un 3x11 e così via, è ovvio che quella scheda avrà sempre meno effetto, e nell'istante in cui passo a programmazioni rigide, importanti, che mi obbligano a forzare i chili ogni settimana, io cresca di più. Stessa cosa per chi passa da classico allenamento di sala, diciamo, al calisthenics. È ovvio che se io ho 30 kg di lat machine, mi concentro sul sentire dorsale e passo a uno sport che mi prevede di fare una marea di trazioni a settimana e un sacco di skills decisamente impegnative, è ovvio che ho una crescita esponenziale. Ma il problema non è la lat machine, il problema è che io mi ci concentravo troppo quando magari potevo concentrarmi su fare 30, 35, 40 e puntare poi alla trazione. Il problema non è il bodybuilding, il problema non è concentrarsi su sentire il dorso, il problema è perdersi per strada la programmazione. La scheda di per sé non vale quasi niente, cioè è una cozzaglia di esercizi e di numeri. Un 3x10 non ha niente di meglio di un 3x12, di un 4x8, di un 5x6, sono solo numeri. Quello che conta è che io qualsiasi numero stia utilizzando nel corso del tempo mi porti a migliorare. Ho già fatto un video sul sovraccarico progressivo, quindi il punto qual è? Che se io ora faccio un 3x10, settimana prossima magari faccio un 3x11, poi un 3x12, un 3x13, che se io faccio un 3x10 con 100, provo a farlo con 105, che se io faccio un 3x10 con 2 minuti di recupero provo a farlo con 90. Questo è programmare, e questo nel corso del tempo porta il maggior numero di miglioramenti, specie, video dell'altra volta, se lo applichiamo agli esercizi fondamentali. Poi quando avrò una buona forza, che non significa fare
due volte il proprio peso di panca. Basta semplicemente anche avere il proprio peso di panca per potersi concentrare poi magari un po' di più sulla panca manubri, eccetera. Quando avrò anche dei buoni carichi in altri esercizi multiarticolari, non per forza fondamentali con bilanciere, allora potrò inserire le croci per aumentare il volume nei muscoli che voglio allenare di più, eccetera. Ma se io da subito faccio tutti gli esercizi su obiettivi specifici come il petto interno, quando non ho petto, perché succede, in tutte le palestre succede, ecco che sto perdendo di vista gli obiettivi fondamentali. Non mi sto dando obiettivi concreti, ma mi sto dando degli obiettivi che non mi portano da nessuna parte. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato un punto di vista un po' diverso sulla questione, sulla terribile questione bodybuilding contro powerlifting, che non ha ragione di esistere secondo me. E se avete qualche altra riflessione interessante da poter fare, che mi permetta magari di fare qualche altro video, che permetta di far nascere una discussione interessante, lasciate pure un commento.